mentre si potrebbe fare un buon elenco di proteste vivaci e appassionate di singoli che hanno preso posizione e hanno difeso, o perché giornalisti diventati deputati e senatori, o perché sensibili comunque al problema, hanno preso posizione e reagito con molta passione nei casi Santoro, nei casi Biagi, nei vari casi di discriminazione. Essi non sono mai diventati fondamento di confronto politico frontale. Ecco, avrei preferito che fossero diventati il materiale vivo per confrontarsi con Berlusconi. Nell'espellere queste persone, nelle realizzare le censure che ha realizzato, ha fatto passi avanti nel dominio delle comunicazioni. Questo dominio delle comunicazioni andava contestato e va contestato passo per passo, momento per momento. Quanti di noi incontrano persone per bene e stimabili che ti ripetono delle cose che non stanno né in cielo né in terra solo perché è la ventesima volta che vengono dette in televisione? O ti raccontano una notizia che è ovviamente non vera solo perché l'hanno vista nel TG1, che è ovviamente non vero giorno per giorno, sera dopo sera. Però te la dicono perché le cose a un certo punto si diffonde una certa uniformità di feelings, di sentimenti. In questa uniformità di sentimenti, l'unità con me era considerata irritante. Questa irritazione poteva essere percepita anche come più generale che soltanto l'irritazione di Bondi Cicchito, Baget Bozzo o cose di questo genere. Quindi questo è perfettamente possibile. La frequenza con cui Silvio Berlusconi o i suoi diciamo portavoce, usiamo questa nobile parola, i suoi portavoce, citavano l'unità all'improvviso. Parlando di niente o parlando d'altro, ti dicevano che l'Unità era un giornale criminale, un giornale omicida, un giornale molto vicino ai terroristi, probabilmente gli assassini del professor Biagi, cose di questo genere sono state dette frequentemente. C'è stato un numero di Panorama indimenticato nel quale si accusava esplicitamente l'Unità di essere contiguo al terrorismo. Ora quel numero di Panorama, non dimentichiamolo, era un numero di un giornale di casa, di famiglia di Berlusconi, come del resto il giornale quello che ha detto che l'Unità era una testata omicida. Allora è chiaro, qualcuno ne rideva, qualcuno diceva che esagerazione, qualcuno diceva ma che tempi stiamo vivendo in un'Italia veramente maleducata, qualcun altro diceva addirittura a noi perché non abbassavamo i toni mentre noi ricevevamo questo tipo di insulti. Noi sapevamo esattamente perché li ricevevamo, perché se un centro così potente di forza economica diffonde l'idea che la testata è vista male dal padrone, non c'è bisogno di credere non credo che ci siano italiani che vadano in giro a ripetere che l'Unità è una testata omicida o che aveva delle contiguità col terrorismo. Basta sapere che dispiace a Silvio Berlusconi. Beh, mi sembra che quelli che dicono che non c'è un regime, lo dicono per timore, di non poter condurre il gioco, cioè si partecipano a un gioco, stanno facendo un gioco, il gioco della politica. Se gli dici che c'è un regime, e stai dicendo che tutte le regole di quel gioco sono truccate. Alcuni dei giocatori si risentono e dicono: ma no, perché? Io sto giocando così bene, si vince, si perde, abbiamo perduto, adesso vinceremo, perché dovrebbe esserci un regime, in base a che cosa? E si fa la famosa obiezione, un po' infantile, se ci fosse un regime dovremmo andare in montagna. Si è creata nel frattempo un brulicare, come le favele di Rio, no? Come le favele brasiliane, si sono aggrappate alla collina del potere dei giornali cosiddetti di sinistra, dei villaggetti di sinistra che non hanno niente di sinistra, ma si sono messi lì per dire che sono di sinistra. Allora si può prendere il direttore di quel villaggetto e portarlo in televisione e dire: c'è, è presente anche la sinistra. In questo modo si garantisce che si parli esattamente soltanto di ciò che vuole il governo e il potere e la maggioranza in quel momento. È una delle ragioni per cui sull'unità abbiamo detto sempre appassionatamente: non si deve andare a porta a porta, si
Non perché Porta a Porta sia una trasmissione maledetta o fatta male da qualcuno che non la sa fare, ma perché è esattamente la vetrina, il centro di ciò che Berlusconi e i suoi vogliono che si parli. Qualunque cosa tu dica ti riportano al tema del discorso che è quello. Lì abbiamo un programma che fa esclusivamente propaganda, fa relazioni esterne per il governo. Qualche volta le fa meglio, qualche volta le fa in modo più pesante, qualche volta le fa in modo oltraggioso per l'intelligenza del pubblico. Il fatto è che molti stanno al gioco. Lo stare al gioco rende sgradevole sentirsi dire che non si dovrebbe stare al gioco. E noi abbiamo continuato a dirlo perché consideravamo, non per noi, ma per loro che devono essere rieletti, un errore stare al gioco. Perché voleva dire ogni volta andare a commentare le cose che voleva il governo o a discolparsi rispetto a ciò che aveva deciso il governo. Ma Berlusconi ha detto che è vero, voi che cosa rispondete al governo che vi dice 10? Si andava a discolpare, a dire ma no, ma non è vero, ma quanto mai la sinistra non ha detto questo, non ha fatto quest'altro, cioè, accettando una sequenza di input, di cose da dire, di cose da fare, che non apparteneva alla logica naturale di chi sta all'opposizione e decide i suoi modi, i suoi tempi, le sue forme espressive e il modo in cui resistere. Facendo un giornale libero si incontra, si provoca fatalmente irritazione, si provoca anche irritazione in buona fede. Che vuol dire perché devi decidere tu qual è, e certo non sarà Berlusconi che lo deve decidere qual è la priorità, ma perché tu direttore del giornale devi decidere qual è la priorità nel momento in cui tante altre persone esperte e capaci ci stanno pensando? E qui entra in discussione tutta un'altra questione, che è quella del rapporto perennemente difficile fra la politica e il giornalismo. Io lo ricordo dai lunghi anni trascorsi nei giornali indipendenti. Ho sempre visto i direttori alle prese con lo scontento di politici anche illustri e anche immensamente per bene.